Cari amici di Data Sport, un altro giorno a Sochi e questa volta abbiamo con noi la mamma di Francesca Marsaglia. Benvenuta. Grazie. È il suo esordio alle Olimpiadi, questa Olimpiade sì, di Sochi. Sì, prima Olimpiade. Come è stata questa qualificazione? Veramente noi ci aspettavamo più la convocazione per il fratello, che invece ha avuto un po' di infortuni, e è venuta questa di Francesca. Siamo molto contenti perché se l'è meritata, ha fatto delle belle gare inizio anno non pensandoci proprio alle Olimpiadi, e quindi molto bene per lei, è una bella esperienza. Poi in gigante, lei è una velocista, quindi non pensavamo si qualificasse in gigante, invece quest'anno le hanno dato la possibilità di gareggiare anche in gare in questa specialità, e siamo contenti, speriamo. Ricordiamo appunto che Matteo, che è il fratello di Francesca, è anche lui uno sciatore, è più grande di lei di qualche anno. Sì, è Matteo più grande, ha finito l'anno scorso come numero due al mondo di Super G, e quindi quest'anno ci sperava molto, invece ha fatto il commentatore. È rimasto molto deluso? Beh, certo, dopo le prime cadute ha cominciato a affannarsi un pochino, e quindi un pochino gli è dispiaciuto, però vabbè, lo sport è così, se non stai bene non puoi competere a questi livelli. Com'è il rapporto tra i due fratelli? No, buonissimo, buonissimo. Ha dovuto commentare la gara di Francesca, la prima, quella della combinata, e devo dire che era più emozionato lui che... Sì, sicuramente. No, era molto contento che venisse la sorella e... Sì, no, loro si aiutano, chiaramente in uno sport così è fondamentale avere un aiuto di un componente della famiglia, puoi chiamarlo, poi... Ma si allenano insieme? No, mai. Sì, quando sono a casa, quando erano più piccolini, certo, adesso con la squadra poco. Quando sono a casa qualche volta si incrociano sempre, uno parte, uno arriva, però si sentono sempre, sono sempre in contatto tra di loro. A una mamma non si può chiedere chi è il più bravo dei due? No, secondo me il più bravo è il terzo, quello che ha smesso, però tecnicamente era quello che sciava meglio. È più grande o più piccolo? È in mezzo tra loro due, sì. E, no, tutte e due, ognuno ha una sua particolarità, diciamo che French è una con una grossa tenacia, un grosso fisico. Matte è più estroso, ti può fare appunto la vittoria, come può accadere sempre, come ha fatto quest'anno, cioè meno regolare, però è più creativo, sì. Questa passione per lo sci da dove nasce, visto che tre figli tutti sciatori? Allora, io sono tennista, ex tennista, quindi non nasce da me, neanche un po'. Io potessi vivere al mare andrei di corsa. Nasce dal padre che è allenatore. Ultima domanda, Francesco va via da Sochi... Contenta se? Ma io spero solo che sci bene, sia contenta all'arrivo, perché se un'esperienza così te la porti poi tutta la vita, a prescindere, cioè, certo lei non punta certo a far medaglia, quindi secondo me sciare bene, stare in questo ambiente, aver passato già 2 settimane qui nel villaggio olimpico con tutti gli altri campioni, insomma è già una grossa vittoria. Sì, bocca al lupo, speriamo. Per la mamma soprattutto. Allora glielo facciamo anche noi, in bocca al lupo a Francesca Marsaglia.